Allora, io sono particolarmente contenta di aver promosso questo incontro. Ringrazio subito Felice Pelagalli, che con la sua grande competenza, professionalità e capacità è stata capace di mettere insieme uno straordinario lavoro che merita davvero di essere presentato dentro la sede istituzionale con gli interlocutori che man mano si susseguiranno qui al podio. Voglio anche sottolineare che considero particolarmente importante questo nostro incontro, perché l'interlocuzione, dopo il lavoro che tanti stakeholder con competenze diverse, con anche ruoli differenti, interloquisca con i decisori politici, perché poi alla fine molti di questi lavori, a volte importanti, restano fermi solo nei luoghi della riflessione e dell'elaborazione, mentre in questo caso noi abbiamo scelto esattamente di avere i soggetti della rappresentanza politica, i responsabili politici, esattamente per interloquire su quello che tutti voi avete avuto e che io considero particolarmente importante, che è il testo base con l'insieme di proposte e di analisi. Intanto le proposte le ho condivise avendo seguito i gruppi di lavoro, ed è per questo che anche ho scelto di presentarli qui e ho contribuito a far venire tre ministeri chiave per poter mettere e realizzare queste proposte, perché da una parte c'è il Ministero della Transizione Digitale, che è fondamentale, perché telemedicina, innovazione digitale, che è il presupposto, è la condizione, e rappresenta e si è dimostrato particolarmente interessato. Ovviamente il Ministero della Sanità, ma io considero la presenza della ministra Messa, quindi del punto chiave sulle competenze, il punto di volta necessario, perché diversamente non si può innovare, cambiare, far diventare la telemedicina, comunque far diventare l'innovazione digitale effettivamente un processo che rimette al centro la salute delle persone, la prevenzione, cosa che oggi è stata molto detta, e che quindi mette al centro la qualità anche di questo cambiamento che ci è offerto dalle grandi risorse del PNRR sulla salute, quindi sulla sesta missione prevista. Quindi io penso che si siano determinate oggi le condizioni per attuare almeno tre delle proposte, ma io considero l'insieme delle proposte a tutte abbastanza attuabili. Penso per esempio alla banca dati, penso a questo elemento fondamentale, e poi credo che il contributo che abbiamo avuto oggi delle due DG europee sia stato determinante, perché ha inquadrato complessivamente le proposte che qui sono state avanzate correttamente dentro la dimensione delle politiche di innovazione della digitalizzazione che anche in Europa si stanno facendo, anzi che in qualche modo viene chiesto agli Stati membri di attuare. Anche, e lo dico come riflessione che rimane aperta, secondo me sono anche usciti i nodi necessari che vanno affrontati. Penso al tema della responsabilità dentro al cambiamento della digitalizzazione della sanità e della salute. Ci sono punti che devono essere assunti anche con responsabilità. Sono nuove responsabilità e anche qui servono nuove figure di processo per poter effettivamente fare la straordinaria operazione non solo di alfabetizzazione digitale necessaria, ma anche proprio di innovazione sulle figure professionali per attuare i processi. La connessione, la digitalizzazione anche sulla benessere, sulla salute, su questo piano straordinario che è importante fare, ha anche uno straordinario finanziamento che ci viene dal PNRR. Allora, saperlo impostare correttamente, saper utilizzare questa innovazione straordinaria, che è un salto quantico, cioè un cambiamento profondo e radicale, al servizio di chi? Del benessere delle persone, della possibilità di facilitare l'accesso, la prossimità, la vicinanza, quindi mettendo al centro esattamente, facendo diventare quello che a Monsignor Paglia piace molto dire, che io sottolineo sempre: le nostre fragilità devono essere la nostra forza, cioè la capacità esattamente anche attraverso l'innovazione digitale di poter promuovere esattamente questo cambiamento. Questo cambiamento però non avviene da solo, avviene attraverso altrettanto un piano di formazione
non solo degli operatori, ma anche, io penso, come terza missione, dell'insieme dei soggetti che poi dovrebbero essere anche i protagonisti, cioè di chi può usufruire, dovrebbe usufruire di questa grande e straordinaria opportunità.